Kai e Kat litigano sempre e non hanno nulla in comune. La sorella bionda è riuscita a battere la sorella rossa senza nemmeno volerlo. È un'altra sorella? Ruby! Questo non va bene. Chiamiamo la nostra sorella maggiore per avere rinforzi. Betty è molto cool, è la cantante di un gruppo rock. Facciamogli vedere chi comanda. Allora, vinceranno le bionde o le rosse? Scopriamolo! Sky ama guardare il proprio riflesso. La sua stanza deve avere uno specchio. E ora è sempre al suo fianco. Inoltre, l'apparizione di Ruby funge da promemoria. Questo è un vero disastro. Ma la fuoriuscita sta aiutando Sky. Ora lo specchio è ancora più bello. Ruby si sta prendendo cura della sorella minore Sky. Che ne dite di un po' di caffè? Oh no, abbiamo finito il latte! Quella è una macchia di latte? Kat vuole rovinare la mattinata delle sorelle bionde. Le bionde non sanno distinguere il sale dallo zucchero, giusto? Kat non sa nemmeno leggere, però. Ora Ruby è confusa. Commentate qui sotto e ditele qual è lo zucchero. Ha davvero bisogno del vostro aiuto. Betty ama suonare la chitarra, ma qualcuno l'ha ricoperta di trucco. Sono state di sicuro quelle bionde. Ah, non rispettano il rock and roll. Questa chitarra è la migliore amica di Betty. Forza, Betty! Strimpella così forte da far sanguinare le orecchie. Oh, ha fatto uno scaffale. Ora ha un posto in cui conservare il teschio del suo ex. In realtà è solo di plastica, però le piace spaventare la gente. Le biondine sono al lavoro per decorare la stanza. C'è tanto nero e arancione. Lavoriamo insieme. Sky pensava che Ruby avrebbe fatto tutto per lei, mentre lei si divertiva. Ma non batteranno mai le rosse in questo modo. Ora dormiranno sulle nuvole come angeletti. Oh, e avranno anche un baldacchino rosa. Bel lavoro. Le bionde hanno qualcos'altro da fare, ma è un segreto! I loro capelli non sono naturalmente ricci e devono truccarsi ogni giorno. Ruby ha accidentalmente impostato la ventola alla massima potenza o è stato un incidente. Ora tutto il trucco di Sky è sulle sorelle rosse. Questo non va bene. Uno scherzo piuttosto intelligente per la coppia di bionde. Sbarazziamoci di questo pasticcio e colpiamo! Dobbiamo mostrare loro chi comanda. Kat e Betty sono professioniste. Non preoccupatevi per loro. Saranno sicuramente in grado di realizzare qualcosa di straordinario. È bello, ma c'è un lato negativo: la lava bollente. È necessario avere sempre con sé un estintore. Ma Trum Trum Trick ci tiene alla sicurezza antincendio. E ora il vulcano è pieno di luci a neon. Nel frattempo, le sorelle bionde hanno ordinato un mazzo di pompon. Saranno delle decorazioni. Qui fa caldo. Le rosse si stanno ancora dilettando con gli incendi dolosi. Un po' di corrente alternata dovrebbe aiutare. Ora va meglio, ma le ragazze rosse stanno congelando. A loro piace il caldo. Oh, ora Betty ha costruito una torcia. È sufficiente per riscaldare metà della stanza. Ottimo lavoro! Yes. E piace anche alle bionde. Ora possono arrostire i marshmallow. Le rosse stanno preparando delle patatine fritte. Aggiungiamo un po' di salsa piccante e gustiamole. Sono come animali. Le bionde non possono farcela. Devono insegnare alle sorelle le buone maniere. Chissà se ci riusciranno. Guardate, usate queste. Stanno usando le posate come armi. Che ne dite di una catapulta a cucchiaio? Ora le bionde sono ricoperte di rifiuti. Dovrebbero decorare la loro stanza e preoccuparsi di loro stesse. Oh, è un'ala d'angelo? Ne voglio un'altra. Bellissime. Sapete che cosa ne pensano le rosse, che sono sporte scadenti? Kat e Betty hanno ricevuto un cannone per palline da ping pong. Potrebbe far male. Per fortuna Kat ha una pessima mira. È molto miope, ma si rifiuta di portare gli occhiali. La palla è rimbalzata e le ha colpite. Ecco cosa si ottiene ad essere cattive.
Alle bionde piace che la loro stanza sia pulita, quindi oggi metteranno in ordine. I loro compagni di stanza hanno fatto tutta questa spazzatura, ma da dove viene quella piuma? Le rosse odiano quando è pulito, ma amano fare gli scherzi. Tutto questo duro lavoro per niente. Questo renderà inutile la pulizia. Non va affatto bene. Ruby ha trovato una luce da appendere alla parete. Ora è luminoso come il sorriso delle sorelle bionde. Le rosse si stanno dando da fare. Hanno un nuovo piano per rovinare l'atmosfera delle sorelle. Si pentiranno di averlo fatto. Calma! Ora non c'è nemmeno più bisogno dell'abbronzatura. Le bionde amano spendere molti soldi per lo shopping. Sky ha una macchina fotografica magica. Mettiamola alla prova. Su di loro, ovviamente. E se fosse pericolosa? Oh, dove sono finite? La fotocamera mette le persone nelle foto? Oh, questo è pericoloso. È meglio stare attente. Oh no! Sky ha mandato Ruby nella foto! Come facciamo a recuperarla? Forse può rimanere qui da sola per sempre e tutte le cose saranno sue. Ma di sicuro tornerà se questo video vi piacerà. Le darete una mano? A Kath piace passare l'aspirapolvere ascoltando heavy metal. Vuole diventare una rockstar come Betty. Probabilmente otterrà un sacco di like su TikTok. Kath non ci riuscirebbe mai. Volete provare a stare nel vuoto? Sky è preoccupato per Ruby. Ehi, sta bene! Dobbiamo portarla via da lì. Ma Kath non ha finito di pulire. Vi divertirete molto di più insieme. Non cercare di ricattarmi. Ora Kat ha un pubblico per il suo concerto. Non appena Kat si addormenta, le sorelle bionde si svegliano. Ora hanno paura di lei e devono vendicarsi. Attaccare i capelli al muro? Questo sembra un po' troppo sommato a tutto il resto. Avanti, fatele una foto. Ma non è andata secondo i piani. I suoi capelli escono insieme al muro. Le bionde sono allergiche alla polvere. Ora le ragazze stanno facendo un appostamento. Tengono d'occhio i tesori di Kat. È una mossa coraggiosa. La sorella maggiore decide di andare per prima. Ma Ruby non è abbastanza forte per romperlo. Sky ha deciso di appesantirsi il più possibile. Questo salto dovrebbe bastare. E via! Ma Kat ha i riflessi pronti, quindi tutto è al sicuro. Tranne lei. Che fallimento epico. Betty sta per fare una doccia. Oh, era ora. Stava davvero appestando l'intera stanza. Ruby vuole darle una lezione. Vediamo se ci riesce. Ecco uno shampoo per bionde. Questa è la tua ultima possibilità. Beh, in effetti sta bene. Ora Betty è bionda, quindi è nella squadra di Sky e Ruby. E Kat? Lei si sta abituando al suo nuovo look. Oh, care sorelle! Ora farai il bastian contrario apposta. Solo la musica rock può far tornare Betty in se stessa. Sta giocando al massimo delle sue possibilità e funziona! E ora abbiamo due Betty! Quale vi piace di più? Scrivetelo qui sotto! Le rosse pensano che il suono digitale non sarà mai buono come quello analogico. Le bionde invece non sono d'accordo. Preferiscono ascoltare Katy Perry in cuffia. Nel frattempo, le rosse si danno ai Black Sabbath. La musica ha attirato l'attenzione dei genitori. Sono scioccati quando vedono la stanza. È una grande sorpresa. Papà pensa che le bionde abbiano la stanza migliore. Credo di sapere perché. La mamma è offesa. Pensa che Kat e Betty abbiano la stanza migliore. Ragazzi, potete aiutarci. Commentate qui sotto e diteci qual è secondo voi la stanza migliore. La stanza di Kat ha un'illuminazione intelligente, 2000 modalità e qualcosa per ogni stato d'animo. Oggi lei è di cattivo umore. Ecco a cosa serve Joe. Farà tutto quello che lei vuole.
Cat voleva abbronzarsi oggi, ma c'è troppa gente in spiaggia. Ora questo è un problema di Joe. Oppure Joe è un problema più che altro. Jenny ha una luce. Perché non accenderla e vedere che aspetto ha questo posto? Dovrà creare una specie di supporto. Lo facciamo di cartone, giusto? La sua scatola era fatta di cartone e tutto andava benissimo finché non ha iniziato a piovere. Non permetterà a nessuno di distruggere il suo lampadario di cartone. Ora c'è un po' di luce nella sua stanzetta sotto le scale. Ops, volevamo dire al Trum Trum Hotel. La casa intelligente di Cat le permette di scegliere la tecnologia che vuole. A lei però interessa più il colore. Inizia sempre la giornata con un succo di frutta fresco. Butta tutto quello che trova nel frigorifero e nel frullatore. La bellezza è la cosa più importante per lei. Il verde è di moda in questo momento. E Cat è sempre alla moda. È così fresca e dissetante e la rende così felice. Jenny è curiosa di conoscere la colazione di Cat. Non ha mai visto un frullatore. È qualcosa che crea nuovi colori per le cose. Il suo quaderno grigio è così insipido. Di che sapore saranno i suoi appunti? Non arrendiamoci. Il frullatore ha sminuzzato la carta così bene che Jenny vuole usarla per decorare la sua caverna. Cioè, la sua suite di lusso. Il cartone è il miglior materiale da costruzione che conosca ed è la materia prima del suo paese d'origine. Cartolandia! Il portiere è qui per aiutare Cat, ma renderla felice è un lavoro impossibile. Basta chiedere ai suoi ex. Joe ha un'idea subdola. Se sposta qualcosa più vicino, sembrerà più grande. Se solo funzionasse con la sua busta paga. Jenny approfitta di questo momento per rubare l'imballaggio. Il polistirolo non è solo fonte di inquinamento. Può essere utilizzato anche per fare dei trucchetti. Ed è ideale per insonorizzare. Il russare di Cat rende difficile dormire. Il guardaroba di Cat è sconfinato come il mare. Ha dei sensori speciali nel suo armadio. La stanza di Joe è appena oltre il muro, ma i sensori sono molto sensibili. Ecco come è finito nel suo armadio. Che bello incontrarti qui! Oh, vattene! L'hotel ha detto che avrebbe realizzato tutti i miei desideri, quindi fai in modo che si realizzino. Cat vuole un drink. Stupido maggiordomo! È troppo! Sono a dieta, ovviamente! Ora va meglio! Cat ha bevuto troppi drink dietetici e la situazione sta diventando pericolosa. Jenny sta frugando nella spazzatura. Le cannucce di Cat sono interessanti. Potrà farne una decorazione. La sua stanza vale molto di più ora. Oh no! Le scarpe di Cat sono davvero molto rovinate. È tutta colpa delle attrazioni che è andata a vedere. Meno male che c'è questo mobile lustrascarpe. A quanto pare funziona meglio Joe. Beh, se non altro, avrà un bel bonus. Un bambino incustodito sta giocando nella hall dell'hotel. Jenny ne approfitterà. Cosa? I dinosauri non esistono più? È così cattiva. Bambini, non parlate con gli sconosciuti, potrebbero rubarvi i giocattoli. Jenny è davvero molto subdola. Ora però ha un poster con i dinosauri nella sua stanzetta. Joe sta nascondendo qualcosa. Questa strana porta non è sulla mappa ed è sempre chiusa a chiave. I segreti non sono divertenti. Jenny ha deciso di scoprire quali segreti nasconde questo vecchio hotel. Ma qual è la chiave giusta? Se tu lo sai, scrivilo sotto nei commenti. Un'altra porta? Non voglio conoscere il segreto di Joe fino a questo punto. Allora, ma come ha fatto a tornare lì? È forse magico? Un dipendente dell'hotel deve avere un aspetto perfetto, visto che lavora con i clienti VIP e con Jenny. E ora ha rubato la salsa dal vassoio di Joe. Questa soluzione è perfetta per i panini. L'arma segreta di Cat è il suo sorriso da 1000 watt. Ma c'è qualcosa che non va. Non avrebbe dovuto mangiare gli jalapenos ricoperti di cioccolato? Ora deve sbiancare i denti. Non funziona niente. Joe è qui per aiutarla.
si scopre che il problema è il riflesso. Kat è bellissima. Jenny si sta annoiando, ma poi ha visto tutti questi tubi di cartone. Lascia che ti aiuti. Certo, perché no? Che cosa vuole farci, Jenny? Un po' di colla. Cartone e vernice. Ehi, non riusciamo a vedere. Il tavolo è pieno di buchi. Un attimo, è fantastico. Molto creativo. La stanza di Kat ha un odore terribile. Come ha fatto questa puzza a superare tutti i profumi e le candele? Forse Gianni sta preparando di nuovo uno stufato di scarpe? L'odore è davvero forte. Joe è qui per aiutare, ma non può fare nulla di concreto. A quanto pare la fonte è sotto il letto. Accidenti, quanti piatti sporchi! Kat, dovresti vergognarti! Jenny ha trovato un refrigeratore rotto e ha avuto un'ottima idea. È davvero forte, wow! Quindi, che farà? Ha riparato il dispenser e ora ha una fonte d'acqua. Quest'acqua è frizzante al punto giusto. È molto buona! Jenny ha capito che può farci dei soldi. E dove c'è denaro? C'è Joe! Jenny dovrà pagare le tasse sulle vendite. Questo mercato libero. Il lavoro di Joe è molto duro e il tempo scorre sempre molto lentamente. Lui è così annoiato e ora anche Jenny lo è. Forse un cliente potrà svegliarlo? No, nemmeno l'apocalisse potrebbe fargli interrompere questo sogno su Beyoncé che gli consegna un Grammy. Finalmente Jenny è libera. Joe ha fatto un bel pisolino e ora è felice. Kat non riesce a dormire, le fa male la schiena. Il suo letto ha una funzione massaggio, di sicuro la aiuterà. Ma ovviamente la funzione massaggio in realtà è sempre Joe. Ci sono molti ospiti oggi. Il povero Joe è esausto di togliere e mettere i cappotti alle persone. Per fortuna che c'è Jenny. Potrà sostituirlo mentre lui si riposa. Ora andrà a trovare la sua ragazza dei sogni, Beyoncé. Buon appuntamento! Jenny ha i suoi progetti per quest'armadio. Le piacciono le grucce. Guardate, ha fatto un bellissimo tavolo! Fantastico! Joe però non è molto contento e l'armadio è un disastro. Non riesce a fidarsi di Jenny. Finalmente è arrivato il momento di traslocare. Joe ama aiutare gli ospiti ad andarsene. E Kat è così disordinata. Nemmeno la produzione locale itinerante di Kat ha fatto un tale disordine. E sono stati qui per un mese. Kat dovrà essere più ordinata. Jenny invece ha reso la stanza super carina. I VIP potranno soggiornare qui e nascondersi dai loro fan impazziti. Joe riuscirà a guadagnare un bel po' di soldi. E Jenny finalmente è diventata un ospite VIP. Nel frattempo Jenny ha molto freddo nella sua nuova stanzetta. Solo una copertina non riesce a scaldarla. Lui le ha fatto così tanti scherzi che è il momento di vendicarsi. I baffi gli donano molto. Jenny sta festeggiando il suo trasloco con una canzone ad alto volume e si è dimenticata dei suoi vicini, che hanno però sentito il casino. Jenny potrebbe essere scoperta prima ancora di godersi completamente la sua nuova stanza. Papà e Nick, per fortuna, fraintendono il casino. La loro immaginazione può essere davvero folle a volte. La colazione è il pasto più importante della giornata. Nick deve mangiare una doppia porzione, così papà non si accorgerà che Jenny è sparita. Ora è pieno di energia per la giornata scolastica e Jenny invece avrà molta fame a meno che papà non divida con lei. Di sicuro non se ne accorgerà neanche. Andrò al lavoro affamato. Papà lascia sempre la paghetta settimanale qui. Nick è così tentato di prendere anche i soldi di Jenny. Presto però sentirà la voce della ragione, cosa che non ha mai sentito prima, quindi presume si tratti di un fantasma. E lui è terrorizzato dai fantasmi.
Gianni vuole asciugarsi i capelli, così accende il phon alla massima potenza. Ma il divano diventa un'astronave e a papà non resta che diventare un astronauta. Bisogna fare un atterraggio morbido. L'amica di Gianni è qui per giocare, ma per poco non rivela il segreto di Gianni. Alla fine però riesce a coprirla dicendo che è qui per prendere una vecchia maglietta. Nick è molto interessato all'armadio e a quello che c'è dentro. Ha sempre desiderato segretamente essere una cheerleader. Non essere timido. Ora tutta la scuola vedrà il tuo talento. Jenny ha imparato a impostare le cose alla massima potenza grazie a suo padre. Così le pulizie sono più veloci e rapide. Questo potente aspirapolvere potrebbe risucchiare l'intera stanza di Jenny, ma aspira qualcosa di troppo grande e si intasa. Grazie al cielo, non era Jenny. È suo fratello! Oh. Finalmente papà si accorge che sua figlia è scomparsa. Nick finirà in grossi guai per aver mentito. Ma prima bisogna distribuire i volantini della scomparsa. Nick inizia a cercare dalla scuola, visto che Jenny lavora alla rivista scolastica tutta la settimana. Deve essere qui da qualche parte. Comincia persino ad avere delle allucinazioni su di lei. E il risultato è che finisce nei guai con il capitano della squadra di calcio. Papà e Nick decidono finalmente di andare alla polizia e denunciare la scomparsa di Jenny. La poliziotta dal cuore gentile li aiuta disegnando un bel quadretto da mettere in salotto. È carino e tutto il resto, ma non è molto utile. Chi si immaginava che sarebbero stati così preoccupati per Jenny? Alla fine non la trovavano poi così fastidiosa. Jenny vede i volantini e si accorge che stanno soffrendo. Deve fare qualcosa. Dovrà costituirsi. In fondo la amano così tanto. Ma ora papà è preoccupato che abbiano trovato quella sbagliata. Classico di papà. Jenny decide di mostrare alla sua famiglia la sua stanzetta. È strano perché il precedente proprietario della casa non ha mai detto nulla al riguardo. Ora anche i ragazzi hanno i loro piani per la stanza. Naturalmente hanno trasformato la stanza di Jenny in una caverna per soli uomini. Mai dire a un uomo i propri segreti. E tu, come decoreresti la tua stanzetta segreta? Scrivilo nei commenti. Lucy non si trova da nessuna parte e Summer si sta preoccupando. Beh, è sempre stata brava in questo gioco. Summer deve giocare d'astuzia. Lucy non lascerà mai un problema irrisolto. Ci vorranno solo pochi minuti a Summer per beccarla. Presa! Un attimo, è la mamma! Ed è arrabbiata con Summer perché non ha risolto un problema così facile. La mamma non ha idea che Lucy sia scomparsa. Papà è così occupato a giocare al suo gioco preferito che non gli importa nemmeno di quanto sia scomodo il divano. L'unica cosa che gli interessa è vincere. La mamma sta impazzendo. Dov'è Lucy? Ma l'operazione di ricerca ha già avuto successo perché papà ha trovato un ragazzino a caso. Ma dove l'hai preso? Davvero non sai che aspetto abbia nostra figlia? Questo chiaramente non è Lucy. A papà non importa chi ha trovato. Vuole solo tornare al suo gioco. Dobbiamo restituire questo bambino. Allora, dov'è Lucy? La mamma sta impazzendo. Oh, ancora quel tipo. Oh, papà è inutile. Chi è questo? Quest'uomo ha perso suo figlio. Perché i bambini continuano a scomparire? Beh, anche quest'altro papà non è poi così sveglio. Summer ha trovato il diario di Lucy e sta per leggerlo. È strano perché Lucy non arriva. Ecco la chiave del diario. Summer sta per scoprire i segreti di Lucy. Sembra che non ci siano segreti qui dentro, ma c'è una storia sulla vita di Lucy. Summer si è travestita da marshmallow, lo snack preferito di Lucy. Lucy non è arrivata, però c'è solo il custode. Lui sì che l'ha notata. Ehi, bidello, questa non è spazzatura, è Summer! Forse se avesse indossato i suoi occhiali questo non sarebbe successo.
Dei marshmallow arrossiti salvano sempre la giornata. Per rallegrare Summer e la mamma, papà ha portato a casa un simpatico rimpiazzo. Non sarà Lucy, ma almeno Summer e la mamma si sono un po' distratte. Forse questo nuovo amico aiuterà a trovare Lucy. Certo, può chiudere le sue tracce, ma funzionerà. Abbiamo bisogno di un miracolo. Questo piccoletto sta facendo correre papà. Hanno trovato qualcosa. Allora, dov'è Lucy? Lei non è certo questo tizio enorme. Non sa nemmeno giocare ai videogiochi. E il bambino non le assomiglia per niente. Ma il cane non può sbagliarsi. Il gilet sembra quello di Lucy, ma... Ehi, già che sono qui passo a giocare? Wow, è davvero dipendente! Vi è piaciuto il nostro video? Allora mettete mi piace e iscrivetevi! Dove costruiremo la prossima stanza segreta?